Un'officina a Sacrofani in provincia di Roma, ma anche nella capitale, un solarium alla Borghesiana ed un bar nella periferia nord-ovest erano i punti d'appoggio di un sodalizio vicino ad organizzazioni criminali come l'Andrangheta e l'Andrina, a cui appartenevano i 33 arrestati di un'operazione coordinata dalla Procura di Roma. Le accuse vanno dal traffico internazionale di stupefacenti alla cessione per fini di spaccio, all'estorsione aggravata dal metodo mafioso fino all'intestazione fittizia di beni. L'organizzazione era ramificata tra le province di Roma e Reggio Calabria, ma pure a Venezia ed Orbetello, in provincia di Grosseto, dove risiedevano due broker per una partita di 20 grammi di cocaina dalla Colombia. Per il resto il gruppo era costituito da soggetti calabresi e romani ed era dedito al traffico di vari tipi di droghe, approvvigionate in gran parte dal Sud America. Non solo per quanto riguarda i canali di approvvigionamento, ma anche per quanto riguarda il successivo, diciamo, reimpiego di questi capitali nel circuito economico legale. Le indagini hanno portato a ricostruire il sistema di gestione delle piazze di spaccio e le modalità di cessione. Al vertice del gruppo è stato scoperto essere Pasquale Vitalone, 45 anni, personaggio organico, dicono le indagini, all'Andrina Alvaro di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, che dirigeva le attività illecite avvalendosi anche dei propri familiari. I carabinieri, su delega della procura, stanno pure sequestrando preventivamente un'attività commerciale a Roma che, secondo le indagini, risulta essere intestata fittiziamente a parenti del capo dell'organizzazione.